Bentrovati a questa puntata di Potere e Parità, uno spazio che noi dedichiamo alle personalità di rilievo importanti nei vari ambiti per indagare appunto se il potere nelle sue varie rappresentazioni in qualche maniera possa realizzare delle opportunità. E anche qui quando parliamo di opportunità non solo nel rapporto uomo-donna, ma nel rapporto anche delle particolarità che riguardano ciascun essere umano. Oggi trattiamo questo tema con una campionessa che ci ha fatto esultare nel corso delle Paralimpiadi di Tokyo. Eravamo tutti attaccati allo schermo per tifare anche per lei. Carlotta Gilli, buongiorno e bentrovata e benvenuta. Buongiorno a tutti, grazie mille. Commentavamo prima il tuo sfondo, è veramente riempie di orgoglio, sono tutte le tue grandissime vittorie che hai fatto, ma ti sei portata a casa quest'anno 5 medaglie in altrettante finali. Sei stata la regina italiana anche se a noi non piace tanto il termine regina, però te lo meriti tutto, delle Grazie. Paralimpiadi di Tokyo 2020. Hai 20 anni, sei giovanissima. Sei una nuotatrice, faccio una piccola presentazione, una nuotatrice delle Fiamme Oro, sei anche una studentessa di psicologia all'Università di Torino. Quindi mente, corpo, anima, testa e tutto ci metti per realizzare questi obiettivi. E sei stata l'atleta azzurra più vincente di questa edizione dei giochi. Non posso non chiederti che emozioni hai provato. È difficile da descrivere, sono state emozioni uniche che sicuramente non dimenticherò per tutta la vita. Sono partita con la consapevolezza che andavo a fare una gara importantissima, una gara molto più importante delle altre, e che i miei compagni di nazionale, che sono tutti decisamente più grandi di me, mi avevano già detto che era una gara completamente diversa dalle altre. Io non ci credevo molto, nel senso ho detto, ma magari un campionato europeo sì, ma alla fine un mondiale è quello. E in realtà già quando siamo state ricevute dal nostro Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nell'occasione della consegna del tricolore, già lì ho incominciato a respirare un'aria diversa. E quando poi ho messo piede nel villaggio olimpico, che ho varcato la soglia, ho veramente capito che eravamo su un altro pianeta. E che le gare che avevano fatto prima erano gare importantissime sicuramente, ma che questa era tutto diverso, era tutto più grande, tutto emozionante. Quindi lì per lì, la prima mattina in camera di chiamata, pensavo di morire, nel senso che mi sembrava di non essere più capace a nuotare. Poi piano piano, insomma, ho preso la consapevolezza probabilmente di tutto il lavoro che ho fatto io, tutto lo staff, il mio allenatore, il mio preparatore atletico e tutte le persone che mi girano intorno. E ho pensato che dovevo solo divertirmi e cercare di raccogliere i frutti che avevo seminato durante la stagione e durante le stagioni passate. Guarda, mentre parli non dico una bugia, ho i brividi perché hai trasmesso delle emozioni incredibili, mi hai commossa Carlotta, te lo dico proprio con il cuore in mano. Hai parlato Bene, di... no, sono contenta perché la cosa che veramente mi ha riempito più di orgoglio è quella di essere riuscita a portare tutta l'Italia, ma tutti gli italiani, sul gradino più alto di un podio olimpico. Io sono fortemente patriottica, quindi credo veramente che l'Italia si meriti quel posto. Quindi ovviamente ero contenta perché ero riuscita a vincere quelle medaglie, la soddisfazione mia, di tutte le persone che mi vogliono bene, che vivono con me. Ma ancora di più, veramente portare tutto il mio paese, tutti gli italiani sull'Olimpo, come si suol dire, e mi Esatto. ha veramente riempito d'orgoglio. E noi siamo orgogliosi di essere italiani e di avere un'italiana come te, che con tanta, determinazione e forza, tu hai parlato di frutti, raccogliere i frutti. Che cosa significa per te raccogliere i frutti? Beh, durante l'anno, durante la stagione, nelle varie stagioni sono tanti i sacrifici, tante le rinunce che si fanno. A me non pesano fondamentalmente. Io fin da piccola sognavo di fare l'atleta
Sognavo di fare l'atleta di alto livello, di arrivare alle Olimpiadi, di vincere le Olimpiadi. Quindi avevo sempre la testa, tutto il mirino puntato in quella direzione. Quindi fin da quando andavo a scuola, che magari vedevo i miei compagni di classe che finite le lezioni alle 2 uscivano, andavano a mangiare insieme, andavano a studiare insieme, la sera uscivano, io ho sempre dovuto dire no, no, l'allenamento, la gara, di qua, di là, di su, di giù. Però fondamentalmente non mi è mai pesato, perché io avevo l'obiettivo ben preciso, avevo in testa quello che volevo fare. Quindi durante la preparazione, i sacrifici, le rinunce sono veramente tantissime, tue e di tutte le persone che ti stanno attorno. E quindi nel momento in cui poi vai in gara, ovviamente non è detto che riesci a raccogliere tutto quello che hai seminato, anzi, la maggior parte delle volte le cose non vanno neanche come devono andare. E invece essere arrivata lì, comunque la manifestazione più importante, la prima volta nella mia vita, essere veramente riuscita a fare tutto quello che volevo e forse andare anche un po' oltre le aspettative, è stato veramente fantastico. E come ho detto, post gara non posso più neanche chiamarli sacrifici e rinunce quelli che ho fatto, perché quando tutto quello che fai ti porta a vivere quell'emozione, ti porta ad arrivare a quel punto, veramente non potevo chiedere di più, e sicuramente è stata la strada giusta. Assolutamente, ti faccio una domanda, perché anche dalla tua voce appare una grande determinazione. E allora, due cose mi sono venute in mente mentre tu parlavi. La prima è l'educazione alla, vittoria. Non pensi che siamo, abituati, a pensare solo alla vittoria? Adesso, diciamo, nello sport invece. C'è un'altra modalità perché non, la competizione non ti garantisce la vittoria. Ecco, quanto conta invece lo sport, appunto, l'allenamento, il rigore nella contrastare un'idea, se vogliamo, un po', diciamo, superficiale del concetto di educazione alla vittoria? Ma io credo che lo sport sia veramente una palestra di vita, e noi atleti, io dico sempre che abbiamo una marcia in più, perché lo sport ti insegna il rispetto delle regole, ti insegna a vivere con gli altri, a rispettare gli altri, avere rispetto delle figure più grandi di te, quella che può essere un allenatore, un preparatore atletico che dedica anche la sua vita e le sue energie nei tuoi confronti. Quindi è veramente un'educazione che ti può arrivare solo dallo sport. I tuoi genitori ti possono educare, la tua famiglia ti può educare ed va benissimo ed è giusto così. Però quel passo in più, quella cosa in più te la dà veramente solo lo sport. E ovviamente nel mio caso lo sport è a livello agonistico, quindi è tutto focalizzato strettamente sulla vittoria o comunque sul raggiungimento degli obiettivi, però bisogna comunque parlare di sport a 360 gradi, quindi lo sport che fanno i bambini, lo sport che fanno gli adulti. Lo sport è veramente per persone di qualsiasi età, ma che fondamentalmente deve divertire e deve far star bene la gente. E il passo della vittoria, il passo della carriera agonistica è un passo successivo che credo che non sia neanche adeguato a tutte le persone, perché il ragazzo fin da piccolo, magari anche l'adulto, deve, come dico sempre, sentire un po' la vocazione in questo, no? Cioè deve essere proprio convinto di voler far questo. Io quando ero piccola non mi nascondo, non volevo nuotare, non mi piaceva andare in piscina, i miei genitori mi hanno sempre, tra virgolette, obbligato. E quando poi ho cominciato a fare le gare, ho visto proprio che era la svolta quella, nel senso che da quel momento ho detto no, questo è quello che voglio fare, questo è quello che mi piace fare. Quindi i miei genitori poi mi hanno sempre detto: se vuoi continuare a farlo, continua, se no, l'importante è insomma che sei capace a nuotare in modo tale che se vai al mare non ci affoghi. Però quando ho cominciato a fare le gare ho capito veramente che era quello che volevo fare e volevo indirizzare tutte le mie energie in quell'ambito lì. E quindi se hai questa vocazione, tra virgolette, io la chiamo, va benissimo, ma se no, assolutamente no. Lo sport deve divertirti, deve essere un passatempo, deve essere una cosa che ti fa bene alla salute, un momento anche per rilassarti, magari dalla giornata, dalla scuola, dal lavoro, per passare il tempo con gli altri. Esatto, infatti questa vittoria, certo, tendere alla vittoria è giusto come principio, però pensare che la vittoria prima si abbia senza sacrifici e comunque che sia solo l'obiettivo, perché la competizione, che cosa si prova a competere? Poi certo tu sei un'atleta la migliore perché vinci ed è bellissimo vincere, è una bellissima soddisfazione, ma la competizione che emozioni ti dà? Come atleta.
E come donna? Ma delle emozioni uniche, io sono sincera, le emozioni che ho provato a Tokyo, ma tutte le volte che gareggio e che riesco a vincere, sono delle emozioni uniche e che nella mia vita non ho mai provato in nessun altro ambito, anche quando magari a scuola, all'università, prendi un bellissimo voto, provi delle emozioni ma che non sono grandi e mi sento di dire anche forti quelle che provi poi nello sport. È veramente una cosa unica, però c'è anche da dire che durante la stagione noi facciamo tantissime gare, che alla fine sono tutto il percorso che poi ci porta all'obiettivo principale. Quest'anno abbiamo avuto l'Europeo a maggio e poi Tokyo. E durante la stagione le gare che vanno male sono 9 su 10, mi sento di dire, perché ovviamente i momenti di difficoltà durante gli allenamenti, ci sono periodi in allenamento che veramente vai indietro, come diciamo noi, no? Cioè, talmente vai piano, gare che vanno completamente nel verso sbagliato, però quelle sono un po' tutto il percorso che servono e che ti accompagnano poi all'obiettivo principale. E ovviamente poi non è detto che l'obiettivo principale, la gara principale vada per forza bene, come dicevo prima, ma ovviamente la probabilità è altissima anche che vada male. Però insomma, quello purtroppo fa parte del gioco, è lo sport che è così. Esatto, e tu del resto usi come motto non mollare mai. Sul tuo sito hai in primo piano l'hashtag WonderGilly. Che cosa vuoi dire? Esatto. Che cosa vuoi Sì, comunicare? questo è un hashtag, un soprannome che mi è stato dato perché io fin da piccola faccio le gare con la Federazione Italiana Nuoto, anche quindi con l'Universo Olimpico, cosa che continuo a fare. E fin dalle prime gare, i primi campionati italiani, se si potevano fare 6 gare, 3 staffette, io facevo 6 gare, 3 staffette. Quindi il massimo di gare che si potevano fare io l'ho sempre fatta. E quando sono entrata nell'Universo Paralimpico è stata la stessa cosa, tant'è che anche a Tokyo, quando dovevano decidere le gare, io parlando con il mio allenatore ho detto: no, io le gare le voglio fare tutte, poi quello che succede, succede, però voglio competere in tutte le gare che ho a disposizione. E quindi forse mi è stato dato questo soprannome per questa motivazione, no? Cioè, per il fatto che voglio sempre fare tutto quello che si può fare. E sicuramente cerco di fare anche sempre al meglio. Io poi il fatto di non mollare mai, sicuramente sì, perché io attraverso lo sport, attraverso le mie gesta sportive, voglio mandare un messaggio che sia ai bambini, ai giovani, agli adulti, ma che vada oltre allo sport, no? Quindi il fatto veramente di non mollare mai, la vita davanti a noi ci mette tantissimi ostacoli, ma noi dobbiamo essere in grado di superare questi ostacoli. Io per questo ho deciso di fare l'ambasciatrice Teleton, l'ambasciatrice di Croce Rossa, e ho accolto con molto onore e orgoglio essere l'ambassador di questi Giochi Olimpici e Paralimpici di Tokyo 2020 della Procter & Gamble, perché attraverso proprio la campagna La bontà è la tua grandezza, sono riuscita a trovare comunque un brand che mi abbia dato la possibilità di veramente mandare il messaggio che volevo mandare io. Quindi durante tutti i giochi c'è stato un diario, il diario di Carlotta della P&G, che proprio ha fatto sì che io riuscissi a mandare il messaggio che volevo oltre al gesto sportivo, oltre magari alle telecronache, le interviste che potevano fare in gara, ma veramente 360 gradi. E questa è la cosa alla quale tengo di più, perché credo che veramente il messaggio che arrivi alle persone sia un messaggio che vada oltre. Le emozioni che ho trasmesso durante le gare sono state emozioni bellissime, però non devono finire lì. Deve essere veramente la rampa di lancio per mandare tantissimi messaggi. A non solo al mondo dello sport, ma veramente a tutte le persone, ai grandi e ai piccoli. Tu come pensi che la società accolga questo messaggio? Cioè la senti ricettiva oggi un po' più di prima? Sì, devo essere sincera, sì. Tantissime persone dopo Tokyo mi hanno scritto, mi hanno chiesto, mi hanno detto: oh, che bei messaggi che stai mandando. E queste sono veramente tutte cose che mi riempiono d'orgoglio, perché io come atleta in prima persona, io dico sempre che dentro Carlotta c'è l'atleta e c'è la persona, no? Quindi Esatto. l'atleta ovviamente è quella concentrata, alla gara, alla prestazione, alla vittoria, quella che vuole arrivare all'obiettivo che si è prefissata, però dall'altra parte c'è la persona, che
che quindi vuol far sì, come ti dicevo prima, che veramente lo sport sia un mezzo per mandare dei messaggi importanti e che sia un modo per aiutare tantissime persone che siano in un momento di difficoltà, magari hanno perso una persona cara, sono in un momento difficile della vita, un momento di depressione, veramente riescano a recepire le energie che utilizzo io durante le mie competizioni per far sì che, nonostante la vita mi abbia messo tanti ostacoli davanti, io abbia cercato il modo di, abbia trovato il modo per superarli e per comunque fare una vita normale, una vita di qualsiasi altra persona. Sei una persona felice tu? Sì, assolutamente sì. Poi adesso me lo chiedi arrivando da un'Olimpiade che è nata nel migliore dei modi, quindi non ti potrei dire di no. Però adesso abbiamo insomma ricominciato la nuova stagione e ovviamente ricominciare è sempre dura. Adesso le sensazioni in acqua sono veramente pessime, però insomma è il cammino perché di sono ogni stagione. pessime? Perché sono È perché... No, perché comunque dopo le Olimpiadi ci siamo prese un mese e più di vacanza, quindi di stop totale, avevo bisogno sia io che il mio allenatore di resettare veramente il fisico e la testa. E quindi adesso ricominciamo un po' da zero e riprendere il giro è sempre faticoso, però insomma, quello che accade tutte le stagioni, dall'altra parte non puoi neanche pensare di non fermarti mai perché a un certo punto veramente non ce la fai più. certo, tu sei anche, studi anche psicologia, sei una studentessa all'Università di Torino. Per tanti anni, per decenni, si è pensato che lo sport dovesse essere scollegato dalla mente, dalle cose che invece i romani avevano già ben capito, che ci dovesse essere un collegamento e che quel collegamento tra il corpo e la mente e che l'essere umano è fatto, è unico poi. Invece oggi sembra che si stia risvegliando di nuovo questa passione. Ecco, mi scuoti la testa, dimmi perché, Carlotta. Perché purtroppo non è così. Non è così. No, io sono sincera, attualmente in Italia lo sport e lo studio sono veramente due strade parallele che non si incontrano mai. Io devo dire, io ho fatto il liceo all'Istituto Salesiano Valsalice Sì. e lì mi sono venuto incontro. Io parto dal presupposto che non ho mai chiesto sconti, non ho mai chiesto meno verifiche, meno interrogazioni ai miei compagni, ma semplicemente se stavo via per un mese per gare, per collegiali, quando tornavo mi concordavo con i vari professori per decidere le date per recuperare tutte le verifiche e le interrogazioni che avevo saltato. Quindi assolutamente non ho mai chiesto, non ho mai voluto. Perché non mi sembrava giusto nei miei confronti, nei confronti dei miei compagni. Quindi loro veramente mi hanno aiutato in questo senso per comunque riuscire a conciliare il tutto. Quando sono entrata nel mondo universitario, sono sincera, è stato un vero disastro, perché nonostante comunque il MIUR abbia messo dei documenti che dicano che comunque magari i professori devono cambiare le date o cercare di venirci incontro, ma anche lì non vuol dire ridurci il programma o quant'altro, è veramente stato parlare contro un muro. E per me è veramente difficilissimo perché l'Università di Torino a me mette a disposizione 3 sessioni all'anno a noi studenti. E ti faccio l'esempio della passata stagione. La Sì. sessione di maggio ero agli europei e non ho potuto dare esami. La sessione di settembre ero a Tokyo e non ho potuto dare esami. Quindi su 3 sessioni mi è rimasta quella di gennaio, che ho dato gli esami. Ma dare esami una sessione su tre e gli anni universitari diventano veramente, veramente lunghi. Quindi adesso dovrebbe uscire quel famoso modulo Dual Career che insomma dovrebbe un attimino aiutarci. Io veramente mi auguro perché fare l'università in questo modo da atleta è veramente impossibile. È una cosa alla quale mi dispiace tantissimo perché io ci tengo, come ci tenevo la scuola, ci tengo la carriera universitaria perché penso che comunque un atleta deve essere sia formato a livello sportivo, ma ovviamente deve avere una cultura, deve essere formato anche a livello universitario, a livello accademico. Però veramente se l'università non ci viene un minimo incontro senza farci sconti o altro, diventa veramente impossibile. Grazie per le tue riflessioni estremamente importanti. Speriamo che questa tua esperienza negativa con l'università e anche, diciamo, questa ottusità nel recepire l'importanza di consentirti di studiare e quindi non di premiarti inutilmente, ma di permetterti di conciliare le due attività che sono altrettanto importanti. Ecco, speriamo che il MIUR riesca veramente
veramente inserire delle modalità e quindi magari duplicare per chi ha questo genere di attività come te, per le atlete e gli atleti, la loro possibilità di fare gli esami anche fuori delle sessioni concordate. Ma un atleta che vince le Olimpiadi, che traguardi ha poi ulteriori nella vita? Adesso ti dico la verità, il mio sogno nel cassetto è fuori dall'acqua, nel senso che, come hai detto benissimo tu prima nella mia presentazione, io sono un atleta delle Fiamme Oro, quindi sono il gruppo sportivo della Polizia di Stato. Noi atleti paralimpici, a differenza dei colleghi olimpici, però non siamo arruolati, quindi siamo fondamentalmente dei poliziotti finti, no? Mi piace dire così perché rende molto l'idea. Sì. E adesso è passata la legge e in teoria da gennaio anche noi atleti paralimpici dovremmo essere arruolati. Veramente il mio sogno è quello di essere la prima atleta paralimpica ad entrare ufficialmente nel gruppo sportivo delle Fiamme Oro, quindi della Polizia di Stato, per diventare una poliziotta vera a tutti gli effetti e per potermi mettere al servizio di tutti i cittadini anche sotto quest'altra veste. Quindi adesso il mio primo grande sogno nel cassetto è sicuramente questo, che un po' è sempre collegato al mondo dell'acqua, però veramente va oltre, riguarda sicuramente tutta la mia carriera lavorativa futura e il fatto veramente di potermi mettere al servizio di tutti i cittadini, non solo come ti dicevo prima, quindi mandando dei messaggi o quant'altro, sì, ma sotto proprio la veste di poliziotta. Il 3 dicembre è l'ultima domanda, andiamo in chiusura, ti ringrazio tantissimo, mi hai dato tanto in questa intervista, mi hai trasmesso una forza incredibile e anche una capacità di comunicare, sei anche una grandissima comunicatrice. Il 3 dicembre, quindi tra poco più di un mese, si celebrerà la giornata internazionale per le persone con disabilità, non amo molto questa parola comunque perché in te non ne ho vista nessuna di disabilità. Sarai coinvolta negli eventi organizzati dalla consulta per le persone in difficoltà. Ci vuoi anticipare qualcosa di quello che tu pensi di fare durante quella giornata? La consulta è molto attiva per aiutare. Ma fondamentalmente io sono molto contenta di presenziare, di portare la mia testimonianza e veramente far capire a tutte le persone che la disabilità, a me piace dire che sia una caratteristica persona, ma non positiva o negativa, è semplicemente una caratteristica, come uno può avere i capelli biondi, l'altro può avere i capelli bruni, gli occhi azzurri, gli occhi verdi, è semplicemente una caratteristica in più che ha quella persona, ma che a prescindere da qualsiasi sia la problematica, non gli va a cambiare la vita in modo negativo, semplicemente si adatta alla sua condizione e la fa diventare una sua normalità. Quindi veramente voglio andare lì e voglio far capire questo alle persone per far sì che tutta la nostra società italiana, tutta la società in generale, inizi a vedere la disabilità in un modo diverso. Io spero che veramente la società maturi in questo senso e c'è un grande bisogno di persone come te che sappiano con forza restituire il grande valore, il grande dono che è la vita, in qualunque manifestazione essa arriva. Del resto l'hai detto prima tu, tutti abbiamo delle difficoltà nel corso della vita, tutti abbiamo degli ostacoli da superare e quindi l'insegnamento che tu ci hai dato oggi anche a Tokyo è che si possono raggiungere gli obiettivi che noi abbiamo e apprezzare la vita in ogni forma. Certamente. Grazie mille Carlotta, allora ti vedremo. Grazie a voi. Ti seguiremo presto e buona continuazione. Grazie mille a voi e alla prossima. Alla prossima, grazie mille.